Pallone e Palacio, coppia d'attacco. Il Cile di Nelson Acosta allo stesso modo gioca con una squadra di calciatori che militano solo nel campionato nazionale, a eccezione di Jorge Valdivia, che gioca nel Palmeiras, squadra brasiliana, che ha un ottimo 2007 sin qui. Ha recuperato palla il Cile nella zona centrale con Suazo, sua nazionale. Ottimo break centrale da parte del capitano del Cile, Valdivia, uruguaiano, nato nel 44 a Pase de los Toros in Uruguay. Ha portato il Cile al mondiale del 98 ed è partita per il Cile. Valdivia dalla bandierina, esce Carril con Gonzalo Fierro. Ora Valdivia. Lo aspetta Ledesma, Valdivia va a saltarlo molto bene con grande eleganza, poi cerca la conclusione che viene deviata. Al centro Sanhueza, ha toccato per Valdivia. Ancora il capitano del impallo su Suazo. Sanhueza, Valdivia, fra due uomini, li evita stupendamente Valdivia, poi allarga sulla sinistra. Pallone per Alexis Sanchez. Di specchio della porta, ma si era portato parecchio avanti rispetto alla linea della sua porta, appunto. Fallo su Valdivia, calcio di punizione in favore del Cile. Ancora un intervento sul giocatore del Palmeiras, e arriva il giallo anche per Cristian Ledesma. Terzo ammonito della partita nel giro di 19 minuti, gara davvero sudamericana in questo. Peraltro nelle gare internazionali di club i giocatori sudamericani non trovano motivo di controllarsi nel regolamento, perché in Libertadores non esiste la squalifica per somma di ammonizioni in di Sanchez. 3 contro 3, esce Diaz su Sanchez, si è allargato bene Fierro, tocco corto per Suazo che può battere verso la porta, era però in fuori gioco e se la prende con la terna uruguaiana. È però probabilmente adeguata, almeno a velocità di gioco così sembrava, la segnalazione dell'assistente. Suazo, eh no, è in posizione regolare almeno da questa prospettiva. Poi sta prendendo gradualmente confidenza con la partita il Cile, che nelle qualificazioni mondiali Diaz è uscito su Valdivia, su di lui Ledesma, ancora Valdivia, ha scambiato la marcatura del paese. La squadra principale di Mendoza, lo nell'Argentina, Alexis Sanchez, il tocco per Valdivia, palla ferma in profondità, il pallone verso Iturra che non arriva, lui Suazo, il tocco è per Sanhueza a sinistra nella zona di Valdivia che può rientrare sul destro, ha un'ottima conclusione, non riesce a calciare, ha però ancora il pallone tra i piedi, Ibarra lo ferma. Carrizo ora deve intervenire su questa conclusione da parte dell'avversario. L'Argentina sta soffrendo molto. Valdivia è riuscito a evitare la chiusura di Daniel Diaz. Batte Fierro sul corpo di Carrizo, poi il rimpallo lo sfavorisce. Sinistra Iturra. Ha toccato per Sanchez, quindi Valdivia che riesce a smarcarsi sempre. Ora ha un paio di metri a disposizione per manovrare. Sanchez forse in questo stadio che richiama la guerra delle Falkland Malvinas dal 2 aprile a metà giugno del 1982, ormai 25 anni fa, verrà vinta poi dagli inglesi in un periodo di grande propaganda nazionalistica del generale Galtieri in Argentina, territorio dunque nuovamente di pertinenza. E ora la punizione che sarà battuta da Jorge Valdivia, un giocatore che in Argentina conoscono, il Boca
aveva offerto alla sua ex squadra il Colo Colo $1,5 milioni, lui ha rifiutato il trasferimento in Argentina. Ecco la sua punizione verso Carrizo, che ha bloccato molto bene. Avanza ora Valdivia, cross verso Suazo. Suazo ha evitato Belluschi, che è rimasto a terra. Gioca l'opposizione di Sanuesa, fallo di Tussio, poi Suazo resiste, Valdivia sfugge a Diaz, calcio di punizione per il Cile, secondo palo della partita, serve Pavone, ha respinto Iturra e quindi Valdivia. Ha giocato anche in Spagna all'Espagnol senza convincere Sosa, e che il numero 7 degli Estudiantes giochi più centrale, più avanzato, dove si è mosso Montenegro in questa partita. Valdivia ha fermato dopo una serie di tentativi riusciti di mantenere l'equilibrio. Fallo ai Zidane da parte di Diaz dopo un'altra ottima dimostrazione di qualità tecnica di Jorge Valdivia. È arrivato anche Ledesma su di lui, poi Diaz per ultimo con Valdivia già a terra. Pavone fermato dal Riffo, quindi Ledesma su di lui, la chiusura di Valdivia, può partire Suazo che affronta Tussio. Suazo si può portare il pallone sul sinistro, calcio centrale. Parecchie incertezze del portiere cileno in questa gara. Vidal allontanato nella zona di Valdivia, ottimo controllo, poi non riesce a toccare per Sanchez, forse con la mano Tussio. Valdivia, Suazo sul rimpallo, può partire in contropiede il Cile. Ci sono state un paio di occasioni serie per il Cile con Suazo e Fierro tra primo e secondo tempo. Altro fallo di Ledesma. Valdivia, su di lui Ibarra, Valdivia lo dribbla sul destro e poi calcia debole per la parata di 5 successi della nazionale andina in 75 partite. Altra rimessa per la selezione cilena, ma non ci sarà il tempo per effettuarla dopo tanto sostegno. I tifosi argentini, con parecchi motivi, fischiano sonoramente la loro nazionale.